Parliamo di un nuovo balletto classico. Il balletto che vi porto oggi ha un valore estremamente femminista, di cui parleremo alla fine del video, perché prima vi voglio dare alcuni accenni storici e parlarvi della trama generale, come al solito. Il balletto in questione è Coppelia, un balletto su musica di Léo Delibes, coreografia di Saint-Léon, ripresa poi da Petit più avanti nel Novecento. E è un balletto del 1870. Il balletto riscosse molto successo in quanto si distaccò completamente dal romanticismo precedente, dove vedevamo una Giselle, una Sylphide, tutti in bianco, con l'atto bianco, insomma, tutte queste cose. C'è da dire che Léo Delibes ispirò anche alcune musiche di Čajkovskij, quindi comunque è un'opera che è stata rivoluzionaria in un certo senso. Ma parliamo della storia. La storia è ambientata nel solito paesino di campagna, con tutti i paesanotti e via dicendo, e abbiamo due case, una da una parte dove c'è il dottor Coppelius, che è una specie di mago, inventore, giù di lì, e dall'altra parte c'è la casa di Svanhilda, che è un'adolescente, la solita adolescentella di paese. Svanhilda una mattina esce e vede al balcone la ipotetica figlia del dottor Coppelius, ovvero Coppelia. Si stranisce un attimo perché non l'ha mai vista giù in paese, ma comunque non le dà molta importanza. Alla fine Coppelius se la riporta in casa, il paese si anima perché è in fermento tutto il paese per la vigilia di una celebrazione per la nuova campana della chiesa, che tra l'altro sancisce anche una sorta di concorso per i novelli sposini, perché chi si sposerà poi il giorno dopo, inaugurando quindi la nuova campana della chiesa, riceverà una borsa piena d'oro. Ovviamente Svanhilda spera tanto che sia il suo fidanzato Franz a chiederle di sposarla, ma cosa succede? Prima di tutto Franz irrompe nella nostra scena e la prima cosa che fa è lanciare un bacio a Coppelia, ovvero la figlia del dottor Coppelius, e diciamo che Svanhilda non la prende benissimo e comincia a impazzire di gelosia e a spettegolare, via dicendo. Svanhilda si rifà a una vecchia leggenda che dice che se la sposa, la fidanzata, sente risuonare all'interno di una spiga i chicchi di grano, allora l'amore del suo fidanzato è vero. In alternativa, ovviamente no, indovinate un po', non sente nulla e la gelosia di Svanhilda accresce enormemente. Finiti tutti i festeggiamenti, si avvicina la sera, il dottor Coppelius esce dal suo laboratorio, anzi da casa sua, che è anche il suo laboratorio, vabbè, ma comunque ci siamo capiti, perdendo la chiave. Ovviamente chi c'è sul posto dove perde la chiave, ovviamente il dottor Coppelius non se ne accorge, se ne va tranquillissimo, Svanhilda con le sue sei amiche. E cosa decidono di fare? In maniera molto matura decidono di prendere la chiave e andare a sbirciare dentro casa del dottor Coppelius. Si vede che la polizia non era di casa, ecco, in questo paesotto. Quindi entrano in casa. E dopo poco subentrano in casa anche il dottor Coppelius, che è tornato indietro accorgendosi di aver perso le chiavi e si accorge che la porta è aperta e quindi vuole irrompere e tendere una trappola ai trasgressori. E successivamente Franz appoggia una bella scala a pioli sul balcone perché vuole invece conquistare Coppelia, perché giustamente sei fidanzato e vabbè, gli uomini. Svanhilda con le sue amiche entra nella casa del dottor Coppelius, qua si apre il secondo atto, e scopre che in realtà Coppelia è una bambola meccanica, è nascosta dietro una tenda. E lei sospira di sollievo e dice: oh, che bello, meno male, il mio Franz si è invaghito di una bambola meccanica, quindi non devo temere assolutamente nulla. In preda alla gioia, lei e le sue amiche si mettono a ballare con tutti i bambolotti che ci sono in questa casa, ma a un certo punto arriva il dottor Coppelius, si irrompe nella festa, nel festino illegale che hanno creato queste ragazze, le fa scappare tutte tranne ovviamente Svanhilda, che si nasconde dietro la tenda e prende il posto di Coppelia. A quel punto arriva anche Franz che cerca di parlare con Coppelius per far sì che lui le dia la mano di sua figlia. Coppelius ovviamente all'inizio si incavola, poi dice: ah no, aspetta, aspetta, beviamoci un bicchiere di vino. E dentro il vino lui ci mette un narcotico, un sonnifero che ovviamente lo fa addormentare. Posiziona la bambola alias Svanhilda a fianco a Franz e cerca un modo per trasferire la vita di Franz in Coppelia, perché lui vuole darle vite. Ovviamente si allontana, Svanhilda ha modo di parlare con Franz e raccontargli un po' quello che ha scoperto, e alla fine prendono un po' in giro il dottor Coppelius, dopodiché scappano lasciando il dottore, l'inventore,
abbracciato al suo manichino in maniera abbastanza deprimente. Ovviamente poi arriva l'alba del mattino dopo e anche Franz e Swanhilda finalmente si sposano e si dà il via a festeggiamenti di vario genere. Perché ha un valore femminista questo balletto? Prima di tutto perché vediamo una donna differente rispetto ai balletti precedenti. Come ho detto all'inizio, c'è una rottura completa nella trama di quello che è il balletto romantico. Quindi vediamo una grande differenza tra una Swanhilda, un'adolescente, una ragazza in carne ed ossa con una personalità difettosa anche in alcuni casi, ma comunque vera, e una bambola che è praticamente al servizio di questo inventore, bella, bellissima, che fa scalpitare i cuori, ma fondamentalmente che non fa niente, che non sa di niente. Quindi è molto femminista per questo motivo, perché alla fine chi vince è la donna con le balls, in sostanza. Non so, io ci ho visto un po' questo significato dentro Coppelia. Coppelia è un balletto molto bello anche per le bambine, per i bambini che amano la danza classica o potrebbero amarla, perché comunque è un balletto molto colorato, al di là di tutto questo intrigo amoroso che c'è sotto, però è un balletto molto colorato, ci sono le bambole, c'è tutta questa cosa bellissima delle bambole dai vari paesi. Ci sono delle parti molto molto carine a livello proprio coreografico, le feste di paese caratteristiche per le chardas, per le danze tradizionali, ecco, delle feste di paesotto campagnolo, è tutto tutto molto festoso. Io questo balletto ho avuto modo di eseguirlo più o meno nel 2007, se non mi ricordo male. Avevo fatto parte della danza delle ore, che è uno dei pezzi di gruppo che vengono eseguiti nell'ultimo atto, quindi alla fine, quando c'è la festa grande in Piazza Grande. Insomma, Coppelia è un bellissimo balletto, sono contenta di avervelo portato qua sul canale, soprattutto questo mese che appunto si sta concludendo e che aveva come tema appunto le donne. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e quale altro balletto vorreste vedere in questo format più avanti, e soprattutto lasciatemi un bel mi piace di supporto. Se pensate che questo balletto possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo giovedì 25, non con la books review, ve l'avevo anticipato nelle storie di Instagram, ma con i racconti secondo Joe, perché ho avuto dei contrattempi, sarebbe dovuto uscire ieri, ma uscirà appunto giovedì. Invece il prossimo Danza con Joe uscirà il 29 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!